Orbellari, Cortese, Ribio, De Lorenzo, Esposito, Faregna, Fede Pellone, Ferrando, Ferrario, Fregoni, Gesmondo, Illuzzi, Indovino, La Terza, Le Gravandi, Lo Consolo, Macario, Mauri, Medolago, Melone, Meloni, Mizzau, Motta, Parise, Pellegrini, Perego, Quattro Ciocchi, Rossi, Santoiemma, Senesi, Simi, Tagliabue, Todaro, Tucci, Dal Bagno, Uguccioli, Viganò. Che è tuo? È mio. Trentuno presenti, la seduta è valida. Per il consueto iniziamo la nostra seduta con gli interventi dei cittadini. Attualmente ho iscritto a parlare il signor Romano Kramer, il signor Salvatore Iuric e la signora Capotosti Roberta. Si potete intervenire con questo ordine. Scusami, mi chiedi se posso riprendere. Qua. Sì, no. Posso riprendere? Buonasera a tutti. Mi chiamo Salvatore Iuric, sono relativo di Zara e sono anche consigliere provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. È un'associazione nata già ancora nel 47, tanto per dire. I primi profughi che arrivavano dalle terre sono qui così perché ieri abbiamo letto cose indicibili da un tributo ad una persona in quella maniera che dovrebbe scusarsi in ginocchio con quelle cose che ha detto a proposito delle foibe, che non è possibile dopo 60 anni che noi aspettiamo e abbiamo aspettato per darci una così legalità nel commemorare i nostri morti, oltre ad aver perso tutte le nostre i nostri beni e le nostre aziende, siamo venuti qui con le valigie, ma perché cacciati fuori, sono un profugo, ero ospite al Villa Reale di Monza, oltre ad altri campi profughi che ho girato, no? Perciò leggere quello che scrive questa persona è veramente è indegna della persona stessa, indipendentemente può avere non so che cosa, ma è impensabile che una persona possa ragionare e parlare in quella maniera. Cioè, io chiederei che questa persona si dimettesse perché non rappresenta nessuno, è indegna di stare anche su quest'aula. Vi ringrazio. Signor Romano Kramer. È assente perché è malato. Allora, signora Roberta Capotosti. Sì, buonasera a tutti. Io questa sera ho deciso di venire in Consiglio di Zona 9 a trovarvi
in una sorta di duplice veste, la prima come cittadina residente in zona 9, la seconda come consigliere provinciale. Anche io questa sera sono qua per stigmatizzare, e uso un eufemismo, le parole espresse dal capogruppo di Rifondazione Comunista Sinistra per Pisapia del Consiglio di zona 9 per l'appunto, Leonardo Trivio. Le parole sono oltraggiose ed offensive, le ha scritte su Facebook, un profilo pubblico dal quale tutti hanno potuto rendersi conto della gravità delle affermazioni fatte dallo stesso Trivio. Io ci tengo questa sera a riproporvele, perché sono dure, perché fanno schifo, perché fanno male. Nelle foibe c'è ancora posto, ha esordito Trivio, a tutti quelli che piangono per qualche infame morto nelle foibe. Un parente legato a mio nonno, partigiano di famiglia socialista comunista, fu fucilato in quanto fascista. Sai che vi dico, cazzi suoi, giusto così. Peccato che non l'abbiano ammazzato prima il maiale. Amen. Ora, oggi noi in Consiglio Provinciale abbiamo sottoscritto e votato all'unanimità un ordine del giorno che avevo predisposto di condanna e censura di queste parole oltraggiose. Ci tengo a sottolineare l'unanimità perché anche il capogruppo di Rifondazione Comunista Sinistra per Pisapia, Massimo Gatti, in Consiglio Provinciale l'ha non solo sottoscritto ma votato. Abbiamo preso dai giornali le parole spese dal sindaco Pisapia, dal presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo, tutte di condanna dura, ferma e insindacabile. Da cittadina di questo consiglio di zona 9, io questa sera mi aspetto non solo le scuse che ci devono essere, sono doverose da parte del capogruppo Trivio, ma mi aspetto anche le sue dimissioni, perché quando si ricopre un ruolo istituzionale all'interno di un ente, sia esso alto come il Parlamento o basso come il Consiglio di zona, non esiste mai un momento privato, a prescindere che la pagina Facebook è pubblica per definizione. Non può esistere mai un momento di cedimento, mi sono fatto prendere da un momento, c'era un fascista che parlava, ebbene no, non possono esistere dei momenti di cedimento. Un amministratore, un rappresentante di altri cittadini deve essere integerrimo e non gli sono consentiti dei momenti di debolezza. Io non so se il consigliere Trivio abbia scritto quelle cose su Facebook per superficialità, per ignoranza, per cattiveria, non lo so, lo ignoro, ma non mi interessa neanche saperlo. Io credo che abbia sbagliato e che con questo sbaglio lui, e di questo sbaglio lui non solo debba rispondere, ma debba anche pagare, perché ha dimostrato di non essere degno di rappresentare un'istituzione. Il capogruppo Trivio non rappresenta solo i suoi elettori in questa sede, è un amministratore della zona 9 di Milano e rappresenta tutti i cittadini. E io credo che con quello che ha fatto, con quello che ha detto, con quello che ha pensato, anche se poi ha cercato di ritrattare malamente, secondo me, peggiorando la situazione, io credo che abbia dimostrato la sua inadeguatezza e che questa sera faccia bene a dare le dimissioni. Nel caso non ritenesse, per i più svariati motivi, di dare le dimissioni, io credo che chiunque abbia un po' di dignità e di senso del limite, oltre che della giustizia, dovrebbe chiedere il suo allontanamento, con le buone o con le cattive. Grazie a tutti. Non ci sono più cittadini iscritti a parlare, quindi passiamo agli interventi dei consiglieri. Il primo consigliere iscritto a parlare è il consigliere Trivio, poi è Giustei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Signora Presidente e consiglieri, in questi due giorni ho vissuto una situazione personale di profondo disagio e dolore, del clamore mediatico provocato dalle forze su Facebook. Un disagio per le strumentalizzazioni, ma anche per l'evidente svolta negativo provocato all'immagine dell'apparizione, al duro lavoro di tutti noi.
che cerchiamo di cambiare in meglio questa città, seppur con le poche risorse che abbiamo a disposizione a livello zonale. Ciò che ho scritto è stato dettato dalla rabbia nei confronti di chi strumentalizza un fatto storico per mettere sullo stesso piano coloro che hanno massacrato per decenni le popolazioni e coloro che le popolazioni le hanno liberate dal gioco nazifascista. Se le mie parole hanno suscitato clamore e sono state vissute come offensive, non posso far altro che porgere le mie scuse. Non cerco giustificazioni. È stata una leggerezza che non dovevo compiere per il ruolo che ricopro. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in questo difficile momento, le cittadine e consiglieri di Vittoria che hanno espresso solidarietà nei miei confronti. Ringrazio in particolare i miei compagni Franco Cucci e Andrea Quattrociocchi, che mi sono sempre stati accanto da quando ho iniziato l'attività consigliare. Per queste ragioni, e nell'interesse del partito della Rifondazione Comunista, rassegnerò le mie dimissioni da consigliere di Vittoria con grande rammarico. Grazie. Buonasera, grazie. Intervengo per presentare tre segnalazioni. Lascio poi l'intervento al capogruppo su questa situazione, questa questione. Io mi limito a fare il lavoro che faccio durante l'anno, a raccogliere le istanze presso i cittadini, per i cittadini. Come Lega Nord oggi diamo notizia che il sindaco Pisapia, dopo più di 60 giorni, ha voluto rispondere al Consiglio Bastoni su un'interrogazione depositata il 7 novembre con oggetto la richiesta di conoscere i motivi per cui gli assessori non danno riscontro alle tante numerose interrogazioni dei consiglieri di opposizione in zona 9, particolarmente su Lega 9. La cosa grave che è successo, Presidente, se mi ascolta così riuscirà a comprendere, tra l'altro il sindaco Pisapia elogia il lavoro fatto da lei in questo consiglio, perché è sempre stata precisa e immediata nell'invio delle documentazioni in comune. Di fatto però in questo carteggio risulta molto grave il fatto che l'assessore Granelli ci risponda su molteplici interrogazioni con risposte datate il 13 febbraio 2014. Il gruppo Lega Nord rimane un po' imbarazzato, perché preferivamo fosse stato un problema burocratico o di dimenticanze o per lo più di risposte lasciate nei cassetti, magari per un discorso di organizzazione non venivano inoltrate. No! Questo purtroppo è un problema politico. L'assessore Granelli non voleva dare riscontro ai consiglieri, perché sta di fatto che le interrogazioni e le risposte sono datate 13 febbraio 2014, su delibere del 2012, del 2011, interrogazione di aprile 2012. Insomma, noi vogliamo capire se queste cose debbano succedere ancora. Sindaco Pisapia si è sentito stretto all'angolo e ha dovuto incalzare gli assessori, soprattutto l'assessore Granelli. Noi da oggi speriamo che qualcosa cambi e che gli assessori diano conto al nostro lavoro, al faticoso lavoro dei consiglieri tutti, soprattutto quelli di opposizione, e ci diano le legittime risposte. Altro motivo invece per cui chiedo al Presidente Simi di mandare rettifica al giornale Zona 9. Allora, il giornale Zona 9 è il mensile che tutti i mesi viene distribuito nella nostra Zona 9. Prende in oggetto il famoso problema del test bonale. E fin qui io ringrazio tutti, perché in effetti è il lavoro del consiglio di Zona 9. Ma niente se qualche consigliere si è battuto per anni, però è comunque, scusate il termine, lasciatelo passare, è comunque una vittoria di tutto il Consiglio di Zona. E fin qui mi ci sta bene. Ma nel momento in cui il Presidente Simi a me e a noi comunica che le famose lettere al vetriolo non sono partite come Consiglio di Zona 9, ma come persona individuale, e allora non mi sta bene che in questo giornale però venga detto che la lettera
che le lettere sono state fatte firmate dal Consiglio di Zona 9. Allora noi dobbiamo capire una cosa: se ci dobbiamo prendere in giro facciamolo bene, ma se non dobbiamo farlo facciamolo in un altro modo, siamo corretti e leali. Io chiedo al Presidente Simi, e poi concludo, lascio spazio ai colleghi, di chiedere una rettifica, quindi di inviare due righe dove chiede al giornalista che quello che ha scritto, o quello che ha scritto il giornalista è vero e lui poi ha detto il falso, mi spiace dirlo, in aula, perché se qua c'è scritto che la lettera al Pre Consiglio di Zona 9 è il comune, e quindi il giornalista avrà avuto una fonte comunque autorevole, no? Quindi noi chiediamo al Presidente Simi di farci comprendere se è errore del giornalista o lui ha detto magari cose non proprio autentiche in aula. Allora, se quello che ha detto lui è vero, chiedo che venga inviato due righe di rettifica e che il mese prossimo esca sul giornale la verità del fatto. Grazie. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente. Volevo intervenire sulle dimissioni del consigliere Pino. Apprezzo il gesto, apprezzo le argomentazioni che sono state volte per le dimissioni, perché non è vero che le parole sono scritte alla rabbia, perché sono state poste durante diversi momenti della giornata, per cui non sono stati fatti mossi da un impeto di rabbia, ma proprio frutti di una modalità di pensare di certa sinistra che non ha ancora fatto i conti col proprio passato. Certa sinistra che fa riferimento anche a noti esponenti molto importanti del consigliere Crivio, come per esempio coloro che il 30 marzo del 2004 hanno voluto votare contro la legge nazionale che stabilisce la giornata mondiale della memoria, e per questo ricordiamo che quindi ci hanno votato contro Michi Vendola e il nostro sindaco Giuliano Pisapia. Il sindaco Giuliano Pisapia che si è rifiutato di commemorare la giornata nazionale delle foglie, per cui se è vero che quella di Crivio sono state delle parole assolutamente fuori luogo, sbagliate, offensive nei confronti di chi vive ha vissuto quel dramma, sono frutto di una volontà e di una cultura di certa sinistra che non ha ancora fatto i conti con il passato. E spero che questo gesto di Crivio sia preso ad esempio anche da altre persone che tuttora all'interno della sinistra non pensano come loro e prendano anche loro le loro conseguenze. Passo invece alla segnalazione che riguarda i disordini avvenuti nella sera dell'8 febbraio in piazza della Tiburziana, un episodio che è stato segnalato all'attenzione dei carabinieri, che è stata lanciata una bomba carta in piazza della Balaustra di piazza della Tiburziana in uno dei cestini di marmo nuovo in piazza Tiburziana, che l'ha completamente distrutto. Da parte di alcuni ragazzi ubriachi, circa una cinquantina di ragazzi, che ormai da settimane alla sera, la sua sera tarda, in via Scottone in Trente, in via Piero da Pitrea di Piazza Tiburziana, si ritrovano e sono usi a fare questo tipo di manifestazioni goliardiche, per usare un eufemismo. Tutte le volte che vengono segnalate questi tipi di attività da parte della polizia, in genere le pattuglie arrivano, ma le pattuglie in confronto 30-40 ragazzi non fanno nulla, non fanno cadere terreno e continuano a fare quello che fanno. Per cui io sollecito l'amministrazione a usare una volontà un po' più ferma per cercare di arginare questi fenomeni integrati che vengono nella nostra società. Grazie. Consigliere Giuseppe. Grazie Presidente, buonasera. Io volevo ringraziare il Presidente del Consiglio di Zona 9 perché finalmente dopo un anno abbiamo ricevuto risposta riguardo la richiesta che avevano fatto i cittadini sull'area di via Giudice Donadoni. Quindi si è arrivata a una conclusione e ci è voluto un anno, però alla fine le indagini che sono state fatte dall'assessorato della urbanistica della vice sindaco De Cesare, che stanno comunque dato con la collaborazione, hanno dato dei risultati.
non posso dire la stessa cosa dell'assessorato ai lavori pubblici, in quanto sempre a riguardo di via Vincenzo da Seregno, che sappiamo tutti in che stato è, io ho mandato una richiesta di intervento al direttore Valtorcia per colmare e sistemare il sedime ormai infossato in prossimità dei passaggi pedonali. Durante le piogge si riempie d'acqua e quindi crea problema ai cittadini che cercano di attraversare. La risposta è stata inviata dal tecnico, che fa capire che tipo di collaborazione abbiamo con alcune persone. In merito a quanto richiesto, si comunica che le aree di via Astesani, angolo di Vincenzo da Seregno, sono in carico ad enti per la posa di sottoservizi. Inoltre, la viabilità non rientra nelle competenze dello scrivente reparto. Le buche di via Vincenzo da Seregno, direzione Bruzzano, in prossimità del benzinaio, sono già state colmate in data 5 febbraio 2014. Io a quel punto ho fatto due video e li ho mandati sia all'assessore sia a Valtorta, perché secondo me è proprio prendere in giro, ma non tanto i consiglieri, ma i cittadini, perché se uno passa di lì si rende conto delle condizioni di quella strada, e quindi risposte di questo tipo innanzitutto allontanano i cittadini dalle segnalazioni, dalla partecipazione a tenere Milano in ordine, e soprattutto fa capire che tipo di idea c'è rispetto agli interventi proprio dei cittadini. Spero che l'assessore Rota risponda, o risponda perlomeno con la sistemazione della rotonda in modo definitivo. Ultima cosa, visto che c'è il Presidente della Commissione Commercio, volevo chiedere se può dare degli aggiornamenti riguardo al mercato di via dei Capitani col problema del consolato, e se ci sono stati aggiornamenti su via Tom del Ren. Grazie. Grazie Presidente. Le parole pesano come pietre. Chi ha il privilegio di mettersi al servizio dei cittadini grazie al voto democratico ha l'obbligo morale di mettere da parte il proprio ego, di trovare la misura fra ciò che è il suo pensiero legittimo e ciò che quel pensiero può rappresentare nell'immaginario collettivo, fra ciò che si produce dal punto di vista politico e la ricaduta che questa azione comporta nella società che siamo chiamati ad amministrare. Ma chi siede fra i banchi delle istituzioni non dovrebbe ledere la dimensione dell'esistenza dell'essere umano, né si può permettere di screditare con la propria insolenza ciò che la storia ci riporta come una oggettiva strage di uomini e di donne, al di là dell'interpretazione che ciascuno vuole darne. Il Partito Democratico della Zona 9, che questo gruppo rappresenta in quest'Aula, prende con fermezza e nettezza le distanze da quanto affermato dal capogruppo Leonardo Crivio riguardo alla dolorosa vicenda delle Foibe. La violenza, in ogni sua forma, è da condannare, perché è attraverso la violenza che si minano alla base le fondamenta delle istituzioni democratiche e quindi della democrazia stessa. Allo stesso tempo, però, lo vorremmo ringraziare per l'assunzione di responsabilità che ha avuto di fronte a questo enorme errore. Lo ringraziamo per il lavoro prezioso che ha svolto in questi mesi, che non verrà cancellato da quanto accaduto in queste ultime ore. A chi in quest'Aula, poco tempo fa, richiede dignità, senso del limite e giustizia, dico che è evidente la differenza tra chi accusa un capo di partito di essere un pedofilo per il fatto stesso di essere omosessuale e siede ancora in consiglio comunale, chi dà della scimmia ad un ministro della Repubblica e siede ancora in Parlamento, cavandosela con delle scuse pretenziose, e chi, conscio del ruolo e dell'importanza delle istituzioni, decide di abbandonarle per essere conseguente con i propri ideali. In pochi possono dire di essere a prescindere contro questa trivialità del linguaggio, di questa violenza che purtroppo sta sempre più contraddistinguendo la fase storica che il nostro paese sta vivendo. Capogruppo Paese.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Avevo preparato due mozioni, la prima la deposito lo stesso, per non la leggo, la deposito esclusivamente per una motivazione di storicità, visto che ci sono tutti gli allegati, tutte le fotografie, tutti gli scritti sui fatti riferiti in questo consiglio stasera riguardo il consigliere dimissionario Leonardo Crivio. Quello che volevo dire comunque a consigliere, che ti fa onore la tua scelta, tutti possiamo sbagliare nella vita, per l'amore del cielo, però io credo che, come le parole abbiamo sentito quasi unanimi questa sera tutti quanti, il non conoscere le cose a volte davvero può portare più danni che altro. Io quello che chiedo, prendila come battuta, ma prendila quasi come un consiglio di un amico, è che, visto che non prendo il consigliere, ma qualche sera libera di più, di prendere qualche libro vero di storia, vero, non fazioso, ce ne sono davvero tanti di Ciro Belli, e incominciare a rivedere cos'è stato quel periodo del dopoguerra, che non è che c'erano tutti buoni nella parte e tutti cattivi dall'altra parte, ma si sono mischiate le cose, e di drammi, e di martiri, e di persone che ne hanno sofferto, davvero ce ne sono state in entrambi i lati. Ecco, io credo che, non credo mai nella parola pacifismo perché non fa parte del mio vocabolario, io credo invece nel termine rappacificazione, che è tutta un'altra cosa, cioè di riuscire serenamente a valutare i fatti storici per vedere il futuro dell'Italia in una maniera un po' diversa, senza continuare con queste lacerazioni che secondo me non solo non servono a nulla, ma poi vengono a portare ulteriormente delle ferite alla nostra società, che di tutto abbiamo bisogno tramite di queste. Quindi credo che sia concluso l'intervento, però la mozione la deposito lo stesso, però valuteremo se stracciamo o meno. Avevo una seconda mozione invece, che non la leggo tutta perché è molto lunga, la deposito, non è una mozione urgente, ma che riguarda il programma che il sindaco Pisapia aveva scritto riguardo ai consiglieri di zona, ai consigli di zona, e che aveva affidato all'assessorato del decentramento, che poi è stato sciolto ed è scomparso nel nulla. Praticamente tutte queste belle cose che il sindaco Pisapia voleva fare finiva con la frase: il coordinamento sarà affidato ai consigli di zona. Peccato che di tutte queste cose non solo non ne ho viste neppure una, ma ci sono stati tagliati anche fondi e anche altre competenze. Quindi penso che la rivoluzione arancione, tanto proclamata, della vicinanza della politica ai cittadini, non solo sia cosa ben lunga da fare, ma sia decisamente peggiorata da questa giunta rispetto alle giunte precedenti. Comunque le conclusioni sono che si invita il sindaco della giunta, questa è la conclusione della mozione, che mi auguro che più presto venga calendarizzata all'ordine del giorno, è a ridare dignità ai consigli di zona mettendo in atto quanto promesso all'indomani delle elezioni, dando fondi ai debiti, o si decida definitivamente la loro abolizione, evitandole ogni inutile agonia. Cioè, io credo che i consigli di zona, come siano pensati in questo momento, siano soldi pubblici proprio buttati via, la battaglia che Fratelli d'Italia ha fatto anche in altre forme, che ho fatto anche in quest'aula a partire da Banca Italia e Cristiani d'Oro. Noi siamo contro ferocemente a quello che sono i soldi pubblici, che altro non sono che le tasse pagate dagli operai, dai cittadini e da ogni componente della nostra comunità, vengono sperperati inutilmente. Consegno le mozioni alla Presidenza. Grazie. Vicepresidente Alfonso. Grazie Presidente. Su segnalazione di alcuni genitori dell'Istituto Comprensivo Don Leone, ho chiesto un intervento urgente per la rimozione di simboli del nazifascismo che imbrattavano le targhe stradali degli Fabriano e Chianciano. Ringrazio l'assessore Rozza per l'immediato intervento tramite il MIUR, che è stato eseguito oggi stesso, perché era molto grave che a simboli simili, diseducativi, rappresentanti dell'orrore e della negazione dell'uomo, del razzismo, fossero esposti i bambini e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Don Leone. Desidero poi chiarire una vicenda che è emersa oggi, cioè il fatto che ci sia un occupante a quanto pare abusivo all'interno della scuola Thomas Mann. La presenza di una persona in un appartamento nella scuola Thomas Mann era stata da me segnalata, ma era stata segnalata anche nel corso degli anni precedenti dalla Presidenza, l'occupazione
a quanto pare a vendita nel 2007. Nel corso di questa amministrazione abbiamo risolto un problema gravissimo che si era verificato all'interno della scuola di Via Goffredo da Bussero, allontanando la famiglia che risiedeva nella casa del custode, e abbiamo liberato consensualmente anche l'edificio di Via Passerini. L'assessorato si sta occupando anche di allontanare questa terza situazione. Purtroppo la presenza di persone all'interno delle case dei custodi nelle scuole è un fenomeno diffuso, nel senso che alcuni sono ex custodi che, arrivati all'età della pensione, non abbandonano l'appartamento. Si è tentato di procedere in ordine di urgenza. L'assessorato si sta occupando anche del caso di Thomas Mann. I tempi per l'allontanamento non sono diversi per il comune da come lo siano per gli appartamenti privati, cioè le vicende degli sfratti sono vicende lunghe e dolorose, e quindi questo vale anche per le case dei custodi all'interno delle scuole. Grazie. Consigliere Ferrando. Grazie Presidente. C'è una nuova puntata della telenovela riguardante le scuole d'infanzia. Ebbene sì, torno alla carica con il documento che riguarda il problema dei ricongiungimenti delle scuole d'infanzia della nostra città, della nostra zona. La settimana scorsa avevo annunciato che il tentativo di definire un documento congiunto con le forze politiche che erano interessati a occuparsi e a risolvere questo problema non ha portato nessun risultato, in vista che appunto c'era stato un intervento della Presidente della Commissione Educazione che esprimeva il suo parere contrario. Per cui avevo deciso di non presentare questa mozione, se non che in questa settimana ho avuto pressioni notevoli da parenti genitori che vivono questa problematica e anche da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, che comunque dimostra attenzione e interesse e giustamente fa presente che se c'è un disagio, una problematica nella nostra città a cui non viene posto rimedio, è giusto che noi, in quanto rappresentanti appunto dei cittadini, in qualche modo si prenda posizione. Ed è per questo motivo dunque che ripropongo, a questo punto a nome mio personale, la mozione in merito, di richiesta di modifica delle politiche di ammissione alle scuole d'infanzia. Il testo è piuttosto lungo, su due pagine, per cui riassumo in sommi capi quali sono le questioni. Allora, il punto di partenza è che il Comune, l'amministrazione comunale, ha cambiato le politiche di gestione delle scuole d'infanzia, in particolare le politiche di ammissione, cioè come ci si iscrive e come vengono ammessi, come vengono dunque accettate le domande di iscrizione che presenta il genitore. Queste modifiche hanno portato a un peggioramento del servizio, un evidente peggioramento, cioè dopo molti anni che le liste d'attesa erano in calo, quest'anno, l'anno scolastico 2013-2014, ha avuto un pesante impennata in questa lista d'attesa, cosa che riscontrare tra l'altro il pubblico, perché c'è un link sul sito del Comune che permette di visualizzare quante sono le famiglie che sono in attesa di un posto. E quando ho preparato il documento, cioè una decina di giorni fa, erano, ho scritto da qualche parte, circa 300 nominativi che compaiono solo dalla zona nord. Per cui il problema è evidente e nessuno lo può negare. Andando a scavare si scopre che la modifica di queste politiche
siede fondamentalmente nel voler diminuire gli accreditamenti presso le scuole convenzionate per invece potenziare il servizio pubblico, diciamo il servizio, pardon, fornito dal comune o delle scuole dello Stato. Il problema è che questo passaggio evidentemente non è un passaggio che sta funzionando e dunque oltretutto con le tendenze del momento dei problemi anche economici e pertanto si ha questo tipo di problema. Per cui io della mozione evidenzio questi temi e arrivo al deliberato, arrivo al dispositivo in cui chiedo semplicemente di porre in essere qualsiasi iniziativa in questo documento io mi concentro sul tema dei ricongiungimenti, perché all'interno di tutte le problematiche, di tutte le liste d'attesa, c'è un problema più specifico che è quello che ha rappresentato un cittadino prima di Natale, e cioè che chi vuole iscrivere un secondo o un terzo figlio o diciamo un figlio successivo alla scuola dove ha già i propri figli spesso non riesce a farlo, per cui gli viene proposto di iscrivere un figlio in una scuola differente da quella dove ha già. Questo è il tema del ricongiungimento su cui mi focalizzo in questo documento e nel dispositivo chiedo appunto di porre in essere qualsiasi iniziativa atta a garantire in ogni caso il ricongiungimento per i genitori che fanno richiesta. E come secondo elemento dispositivo chiedo la possibilità di reintrodurre convenzioni anche singole con le scuole convenzionate, in modo che questi ricongiungimenti siano resi possibili. Questa in sostanza è la mozione, io adesso passerò chiedendo le vostre firme, sperando che risposta diventare urgente, perché è un tema, diciamo, comunque di interesse generale. Chiedo anche la firma a coloro che magari non fossero del tutto concordi sul testo, ma per avviare una discussione magari anche possibilmente oggi, perché il tema è importante e comunque sarebbe bene arrivare al voto in tempi brevi. Grazie. Consigliere Lorenzo. Sì, volevo dire solamente un paio di cose, poi presento la mozione riguardo questa faccenda triste, purtroppo umanamente dispiacevole per la mia persona, perché non giudico nessuno, perché mi sembra stupido giudicare, però c'era allo stesso tempo, è un dolore forte, un dispiacere, perché vedere che certe generazioni buttate al momento possono poi dare un'immagine delle cose distorte di come sono state fatte. Ma il dolore più grosso è che in Italia, dopo quasi 60 anni, non siamo ancora riusciti, santo Dio, a metabolizzare alcune faccende storiche e andare avanti in una maniera diversa. Sono riusciti, pensateci, in Francia, che hanno avuto anche loro la bella bei casini, e in Spagna sono riusciti a metabolizzare la storia ed andare avanti. Purtroppo qua siamo ancora al campo delle 100 pezzi, come dico in Brianza, cioè sono ancora all'inizio delle cose ed è un dispiacere, perché la storia dovrebbe insegnarci qualcosa, purtroppo alcune volte viene insegnato solamente quello che vuole prendere e il resto lo butta via. Quindi è un dispiacere enorme per questo motivo, ripeto, perché siamo ancora qua nel 2014 a parlare di fascisti, comunisti, cinesi, russi, americani e compagnia bella. Questa è una grandissima stronzata. Grazie. Faccio una mozione, annullamento della modifica dei modi di iscrizione scolastica. Il nostro sindaco ci ha fatto un altro regalo, ci ha messo il genitore 1 e il genitore 2, quindi allora, premessa, non faccio polemica, io tengo una mozione tranquillamente essenziale, senza fare polemiche. È stata ridisegnata la modulistica con cui si richiede l'iscrizione di bambini milanesi alle scuole comunali. I termini padre e madre sono stati sostituiti, omettendo la consultazione, meno male, di tutte le parti politiche e sociali interessate, con specifico riguardo ai genitori e ai docenti, violando in tal modo il principio relativo alla necessità di un coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica
in particolar modo le seguenti categorie: studenti, docenti, famiglie, nonché i consiglieri del Comune di Milano, perché è sempre che siamo partiti dal Consiglio del Comune di Milano questa bellissima iniziativa. Inoltre va considerato che nel regolamento di disciplina di riconoscimento delle unioni civili e nella delibera che lo ha costituito nel luglio 2012 non vi è alcun riferimento alla necessità di ricorrere a tale decisione. Quindi si invita molto accattamente l'assessore dell'educazione e istruzione del Comune di Milano, Francesco Capelli, di ripristinare i moduli originali di iscrizione alle scuole per l'infanzia primaria di Milano. Passerò per chi vuole firmare, grazie. La seconda cosa, Presidente, io ho presentato nel mese di ottobre 2013 una richiesta per apporre le telecamere dei mezzi di lavoro. So che sta interessando, vorrei diciamo, avere un intervento un po' più veloce, perché, e dico perché sono preoccupato che alcuni, pochi giorni fa, hanno subito ancora dei punti furti forti, quindi a questa sera è un pochino delicato. Grazie. Presidente Quattrociocchi. Sì, volevo chiarire alcune questioni che riguardano la commissione di domani. Nel senso che si muoveva delle medie richiesta, non si è capito bene, però il problema è che sono quelle nuove postazioni per gli artisti di strada e i musicisti all'interno della zona. Vi manderò il cartaceo domani mattina di giornata, sono le foto, e in più, oltre a queste nuove postazioni della proposta, ci sarà un cartaceo di tutte le postazioni utilizzate all'interno della zona 9, in stretta collaborazione con l'associazione artisti. Poi continua, domani avremo anche, l'analisi per quanto riguarda la festa di ieri quartiere di Zanaterno e la situazione della nuova di Adamazzati, e poi abbiamo la questione del Tondarelle, nel senso che sul Tondarelle sono delle comunicazioni, perché io ho informato gli uffici, abbiamo lavorato per fare in modo che ci fossero verifiche dell'ARPA e non solo per quanto riguarda appunto questo presidio commerciale. Ad oggi sappiamo che hanno fatto delle ingiunzioni, ma devo dire che questo grandissimo locale vive comunque, vive legge, ci sono sempre migliaia di persone all'interno delle case gialle, quindi la situazione è estremamente critica e non è facile risolvere. Abbiamo informato il direttore di settore, però su questo non hanno tutte le licenze. Sulla questione ARPA abbiamo fatto una richiesta di ulteriori controlli, perché effettivamente la situazione è molto critica per gli sciabi, perché questo è il paese. Quindi su questo poi domani magari se ho altri documenti ve li darò. Mentre per quanto riguarda i capitani, la questione del consolato pakistano, questo è tutto bloccato. Questa lettera non c'è nessuna risposta da parte dell'amministrazione, non si è fatto il sopralluogo e abbiamo, confermiamo, fatto il punto del mercato per comunque rimanere lì come presidio commerciale a prescindere dal consolato pakistano, perché se vuole il consolato pakistano può essere messo in un'altra parte, nel senso che questa è la posizione della presidenza, non è che è il mercato è un mercato storico, provincia, quindi non ha senso. Lo sapevo anche io. Allora, poi io voglio leggere il comunicato stampa, volevo ricordare il comunicato stampa di Fondazione, che dice: la tragedia dei fogli estriani, dei suoi morti e del portato storico che essi portano alla nostra collettività appartiene agli anni della durissima guerra di liberazione, dal nazifascismo che ha caratterizzato quei territori. Il dopoguerra è stato anche segnato da orrori, da vendette e torsioni che la durezza della guerra aveva prodotto e il dolore delle vittime innocenti appartiene alla memoria collettiva. Ciò non deve per noi giustificare in alcun modo il costante revisionismo storico e le strumentalizzazioni che la destra neofascista compie costantemente nella nostra città per delegittimare i valori della lotta di liberazione nazionale dal nazifascismo. Per questo pensiamo sempre utile dibattere e sollecitare la discussione storiografica, così come abbiamo fatto in questi giorni, e anche in altre zone, in zona 3 e quant'altro, nel rispetto della verità e del dramma vissuto dalle popolazioni. I post del nostro gruppo Crivio sono sbagliati, ingiustificabili, però sono stati frutto delle accese polemiche in questi giorni con gli ambienti fascisti che sono in mezzo al giorno del corpo. Io volevo salutare Leo, e sono d'accordo personalmente sulle dimissioni. Mi dispiace perché il suo lavoro è stato costante sul territorio,
da Bovisa, Laffori, da Tomasina riguarda. Personalmente l'ho stimato in queste occasioni e credo che spero che fra 2 anni, 3 anni ci vedremo assieme anche all'interno delle istituzioni come magari di zona io un po'. Il suo lavoro è stato assolutamente proficuo nei territori e non certo una diciamo una, delle frasi sicuramente superficiali, sicuramente anche noi non sono giustificabili, però è chiaro che non viene distrutto un lavoro costante sul territorio a favore della popolazione di Acqua, cittadini di questa zona 9, ma non solo. Presidente Santoiema. Grazie Presidente, mi spiace replicarmi, ma anch'io devo segnalare il discorso della piede pubblica in piazza della Repubblica, devo segnalarlo alle autorità competenti, perché non solo viene un euro in tunnel, ma da parte di frequentatori di questo bar che c'è in piazza della Repubblica, mi hanno raccontato, ragazzi che lanciano, che scoprono queste bombe carceri in comuni della spazzatura, in più il bar si è proprio di un'area pubblica a dire dei cittadini senza la licenza, quindi non possono mettere queste sedie, questi tavoli fuori, mi viene anche fuori locale perché il proprietario del bar non ha la licenza. Quindi, chiudo, grazie. Sì, grazie Presidente. Prendiamo atto delle dichiarazioni del ormai ex consigliere Criglio e della sua richiesta di dimissione. Atto inevitabile e indispensabile, poiché le dichiarazioni erano di sì tale gravità che non avrebbero più potuto permettergli di lavorare correttamente per il bene della nostra zona. Quello che noi speriamo soprattutto è che il consigliere Criglio abbia la possibilità di imparare da questa esperienza, di maturare e di crescere, si possa dedicare forse a una più concreta e coerente conoscenza della storia che non gli permetta più di cadere in questi gravi errori che hanno coinvolto la vita di migliaia di persone. Non possiamo, ahimè, nonostante tutto, nonostante la scelta che siamo, esprimere solidarietà per l'accaduto perché è troppo grave. Quello che possiamo fare, ripeto, è che questa esperienza gli sia di insegnamento e gli permetta nel corso della sua vita di imparare dagli errori. Grazie. Grazie Presidente, io vorrei intervenire per questa segnalazione, però dopo l'ultimo intervento che c'è stata una lezione di Bonton e dopo le lezioni di storia che abbiamo ricevuto insieme a Velato e Minaccio sui modi per tentare la decisione del gruppo Criglio, devo dire 2 parole, mi sembra che bisogna avere sempre misura nelle cose, sia nelle parole, in quello che si scrive, come ci si comporta all'interno dell'aula e fuori, però non bisogna travisare la realtà, cioè c'è chi dà delle lezioni, poi al suo interno si tiene personaggi aderenti che istigano all'odio razziale, alla violenza, in vari modi. Quindi io direi che ognuno si comporti, sia conseguente con se stesso e non dia lezioni agli altri, perché non mi sembra proprio il caso. Sono dispiaciuta che si sia arrivati a questa conclusione, che il consigliere Criglio si sia dimesso, perché all'interno di quest'aula, devo dire, si è sempre comportato correttamente con tutti e non ha mai dato esercizio di scienza come altri consiglieri che sono qua presenti, si permettono anche di dare dei buoni consigli. Ma detto questo, vorrei fare 2 segnalazioni che forse non è in tema sulla violenza, cioè domani internazionale appunto la violenza sulle donne, in tutte le piazze del mondo ci saranno manifestazioni contro la violenza e a Milano è alle 17.45, per cui andrà per la manifestazione non finisce molto venire la commissione che è stata convocata. Domani è anche la giornata
del risparmio energetico e dalle un'iniziativa che ormai si svolge da anni, che è quella che si chiama il mondo di meno, per cui verranno spenti alcuni monumenti, ma si chiede anche da parte di tutti un piccolo gesto per sprecare meno energia, un problema che riguarda tutti noi. Grazie. Grazie Presidente, c'è stato il capogruppo Melone, consigliere Giudei. Sì, mi scusi, sono già intervenuto Presidente, volevo comunque fare un intervento a proposito delle dimissioni del capogruppo Criglio. Anch'io non mi spiace, perché credo che sia un consigliere che sta lavorando molto sul territorio, con i cittadini, e quindi vedere che per una esternazione che non condivido comunque di questo genere si butti un po' a male tutto il lavoro che ha fatto, fa veramente dispiacere. Spero che comunque ne faccia tesoro di quello che ha fatto in questi 3 anni e che mette ancora a disposizione della cittadinanza il suo lavoro. Grazie. Consigliere Gramazzi. Si intervengo io sulle dimissioni del consigliere Crisio per il mio gruppo di Forza Italia. Innanzitutto devo constatare, come disse, che un giovane come appunto il consigliere Criglio, che non ha molti anni di me, sia purtroppo ancora invischiato in questo sistema di revisionismo storico che non ha altra giustificazione se non un'ideologia che viene da molto lontano. E dispiace che dopo 70 anni non si riesce ancora a fare un dibattito sereno e non viziato da queste motivazioni. Il gesto di Criglio però, devo dire, è di grande coerenza e di responsabilità. Si assume le sue responsabilità e si è dimesso da un'istituzione che rappresenta cittadini italiani. Comunque, questo avvenimento purtroppo non si è verificato nei toni, nei suoi, con cui ha lasciato le dimissioni, né del suo partito, che ha insistito con la sua versione della storia iniziata, appunto, come dicevo prima, da questa questione ideologica. Purtroppo però credo che il consigliere Criglio abbia solo esternato certe parole brutali e intollerabili, quella che invece è un'idea diffusa tra la maggioranza di questa città. Questo è dimostrato dall'atteggiamento tenuto dal sindaco di Capiglia nel giorno del ricordo, che si è diciamo dimenticato di commemorare questa intervento. Per questo Presidente, per riabilitare la memoria delle migliaia di martiri delle foglie, delle centinaia di migliaia di italiani che hanno dovuto fuggire dalle loro terre viste in Dalmazia, chiedo che venga osservato un minuto di silenzio per commemorare questa tragica vicenda della nostra storia. Grazie. Riguarda il partito della Rifondazione Comunista, ha portato ad una lunga riflessione, ad una presa di a un'analisi rispetto alla frase che già è stata criticata, condannata, e il comunicato stampa del partito della Rifondazione Comunista, della segreteria provinciale del segretario, hanno confermato che certe frasi sono inopportune, e questo è vero, però la storia è storia, e allora se la storia è vera, come è accaduta e come si è presentata poi dopo la guerra di liberazione, è giusto che non si torni a quei tempi, e tutti devono lavorare perché ciò non accada. Però io ricordo che chi non ha memoria non ha futuro. E per migliorare questa società in cui noi viviamo e che noi tutti vorremmo migliore per noi, per i nostri figli,
I giovani che oggi si affacciano alla politica, che da un po' di tempo sono, si danno alla politica, perché questa gioventù è una gioventù, almeno dovrebbe essere tutta, ma è ovvio che le ideologie valgono per tutti, ma valgono solo per una parte, è una gioventù che può segnare il passo rispetto a una società migliore di quella che abbiamo avuto. Ma per fare questo bisogna anche insegnare quello che è veramente la storia, quelle che sono veramente le responsabilità e di chi sono veramente le responsabilità. Non è che c'è chi non ha responsabilità e chi le ha tutte, perché questo non è vero, non esiste ed è una falsità nel raccontare la storia che si viene presentata in questa maniera. E quindi è evidente che per noi comunisti la guerra di liberazione segna e ci ha consegnato quella guerra di liberazione, la miglior costituzione, la miglior carta costituzionale che esiste sul pianeta, che oggi molti vogliono modificare, e non solo, ci hanno permesso di essere qui a parlare, di ascoltarci, per chi vuole ascoltare, di confrontarci, ma soprattutto di poter crescere in una società e migliorarla tutti quanti assieme. Però questo non vuol dire che bisogna accettare le visioni di un storico, perché tutti uguali non è vero, perché tutti sono sullo stesso livello non è vero, perché se no vorrebbe dire, faccio solo un esempio, che chiunque sono tutti lati, no, non è vero. I morti sono morti. Sì. Ci sono, è vero, i morti sono morti, però la storia è la storia e il revisionismo storico non si può di certo imporre. E anche al contrario. Dopodiché, io però non ho interrotto nessuno, anche se magari non condividevo alcuni passaggi. Dopodiché, credo che i comunisti, come sempre, hanno saputo analizzare la situazione, hanno saputo affrontarla serenamente, hanno mostrato pubblicamente il comunicato di Leo Crivio di due giorni fa, il capogruppo di Rifondazione Comunista Sinistra per Disapienza ha fatto, il comunicato stampa del Partito della Rifondazione, hanno dimostrato che si può ammettere di sbagliare. E io credo che, e qui faccio mie anche il passaggio che il capogruppo ha usato rispetto ad alcuni personaggi che siedono ancora nei banchi delle istituzioni dopo le offese che sono state fatte prima rispetto ad alcuni ministri e quant'altro. Perché allora, se si vuole venire in quest'aula o sui giornali ad insegnare quale deve essere il comportamento, la correttezza, o cosa vuol dire essere, vivere e fare politica in questo periodo, in questi anni, credo che i primi che vengono qui a dirci questo dovrebbero essere i primi che dove siedono diano le dimissioni e se ne vanno, perché hanno fatto cose più gravi di quello che può aver fatto il consigliere Crivio, che va comunque criticato e non giustificato. Ma io penso, come responsabile dirigente di questo partito, della Rifondazione Comunista, della zona e a nome del partito, che comunque l'esempio e le dimissioni del consigliere capogruppo Leonardo Crivio siano e sono di esempio per tutti, devono essere di esempio per tutti, ma noi abbiamo avuto il coraggio di farlo. Il partito ha sofferto questa decisione e l'ha sofferta insieme al capogruppo Leonardo Crivio. Ma voi dovete vergognare per le sue parole. Nel periodo dei quattro cittadini, quindi cortesemente
Vede, le cazzate si possono dire da tutte le parti. E consigliere Tucci utilizza un linguaggio idoneo all'aula. Ripeto quello che ha detto la consigliera Capoposti. E quindi, voglio dire, lei dovrebbe dare l'esempio di quest'aula, visto che è consigliera provinciale. Quale potrebbe dare l'esempio? Questo non lo sta dando. È la seconda volta che questa sera non dà l'esempio di... Io mi sono permesso di non interrompere anche quando ho condiviso, le chiedo di fare la stessa cosa, se lei è quella che vuole dare lezioni di vita in quest'anno. Detto questo, io a nome del partito, della zona, a nome del gruppo di Rifondazione Comunista, a nome della Federazione Provinciale del Partito di Rifondazione Comunista e di tutti i livelli del partito, è evidente che non possiamo accettare la frase, ma noi esprimiamo la nostra solidarietà al compagno Leonardo Trivio. Lo ringraziamo, credo che sia più vergognoso interrompere e sedere ancora su due banchi dopo aver detto con le buone o con le cattive. Dovrebbe dare un buon esempio alle province e dare le dimissioni. Dovrebbe andare avanti con le cattive, dovrebbe andare in provincia dalle dimissioni. Lei dovrebbe dare le dimissioni. Detto questo, è ovvio che il nostro ringraziamento va a pieno titolo e la nostra solidarietà pura. Come vogliamo anche ringraziare i partiti, le persone che in questi giorni non solo hanno espresso solidarietà, ma che si sono adoperati perché l'atto di dimissioni da parte del capogruppo Leonardo Trivio non arrivasse. Ma noi siamo comunisti, noi siamo seri, noi siamo un partito serio e nella nostra serietà sappiamo ammettere gli errori pubblicamente e sappiamo, l'ha già fatto, lei interrompe sempre per niente, e sappiamo ammettere gli errori, sappiamo prendere le nostre decisioni e pagarne le conseguenze per quello che è la vita politica, perché sappiamo che c'è chi ha bisogno di 5 minuti di gloria e usa qualsiasi strumento pur di avere questi 5 minuti, ma i 5 minuti poi passano. Il lavoro che ha fatto il capogruppo Leonardo Trivio rimane sul territorio, rimane dentro a quest'aula, rimane nella città di Milano. E per i cittadini che hanno avuto a che fare, che hanno riconosciuto e riconoscono ancora oggi il lavoro che ha fatto e che ha fatto. Quindi credo che non può che esserci un solo arrivederci al compagno Leonardo Trivio. Un arrivederci alle prossime, in un altro luogo istituzionale, che può essere questo, può essere un altro. Questo sicuramente l'avrà segnato e le darà una crescita politica e personale che le servirà, a differenza di altri che invece continuano a fare politica dopo aver offeso istituzioni molto più alte di questa, che comunque è importantissima anche questo. E quindi io ringrazio tutti coloro, ovviamente questa maggioranza, ringrazio questa maggioranza a nome del partito della Rifondazione Comunista, perché in questi giorni ci è stata vicina. Ognuno con le sue maniere, ognuno con le sue parole, ognuno con i suoi pensieri, ognuno con la sua salute, ognuno stimendo y
io continuo, ci mancherebbe, ho quasi finito, ma non è che mi ferma e mi interrompono il mio discorso, queste interruzioni, ci mancherebbe altro, ci vuole ben altro per fermarmi. Ma stavo dicendo appunto che ringrazio questa maggioranza tutta, a partire dalla Presidente del Consiglio di Zona, della Giuse Uccioli, ma vale per tutti i consiglieri di maggioranza, perché è stato riconosciuto il merito del lavoro che è stato fatto e quindi non possiamo che esserne fieri come partito della Rifondazione Comunista, che anziché mettere dei giovani che fanno finta di fare politica ma hanno un'ideologia del tutto opposta a quella che è la democrazia di questo, in questo paese, il partito della Rifondazione Comunista ha messo in campo per farlo crescere un giovane, e su questo giovane il partito della Rifondazione Comunista fa affidamento sulla sua crescita, sulla sua carriera politica che può avere da oggi in avanti, perché non si ferma qui l'attività politica del capogruppo della Rifondazione Comunista Sinistra per Disabilità Leonardo Brivio, al di là di quello che possono dire o pensare alcune forze politiche che da noi non ci interessa, e noi continueremo sulla nostra strada senza accettare il revisionismo storico e ricordando che questo paese si è liberato grazie alla guerra di liberazione e grazie a una Costituzione che permette a tutti di essere qui questa sera e discutere. Grazie, grazie Presidente, grazie Consigliere di maggioranza. Vabbè, abbattiamoci le mani, dai. Allora, prima del minuto di silenzio richiesto in precedenza, due parole rispetto chiaramente a quanto è accaduto. Le parole pronunciate dal consigliere Crivio sono inqualificabili e gravi. Le sue dimissioni dimostrano il suo senso di responsabilità nei confronti delle istituzioni, ciò non toglie che le frasi riportate sulla sua pagina siano da condannare senza se e senza ma. Prendo atto però delle sue dimissioni e del suo senso di responsabilità e auspico che situazioni simili non si ripetano più. Richiamo ciascuno di noi a utilizzare anche i social network in maniera consona e degna del ruolo che siamo stati chiamati a ricoprire. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Motta, Senesi, sì, dopo la nomina dei scrutatori e Piero. Ci sono, passiamo alla ratifica dei verbali, ci sono 5 verbali da ratificare, 96, 104, 105, 106 e 107. Diamo per ratificati, passiamo quindi alla discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno. Parere relativo al permesso di costruire per la realizzazione di nuovo edificio residenziale di 16 piani fuori terra e 6 livelli interrati in via Alta Bordoni, Pirelli Cornaglia. La parola al Presidente della Commissione Territorio, Cassini.
Sì, allora. La Commissione Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 3 febbraio 2014, esaminata documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al permesso del sottoscrivere concernente la realizzazione del nuovo edificio residenziale di 16 piani con le terra e 6 livelli terrati nelle vie Alte, Bordoni, Chirelli e Cornaglia, in quanto si inserisce correttamente nel contesto socioambientale e riqualifica solo pubblico a piano strada. Si tratta di un intervento per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale di 16 piani fuori terra e 6 piani terrati. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Consigliere José. Grazie Presidente. Ma io mi faccio al parere che dovremmo esprimere, che è socioambientale. E come ho detto in commissione, non c'è un piano di servizi. Io mi sono fatto un conto così degli appartamenti, dei nuovi residenti di Oraci per i quartieri di Accoli, Bruzzano, Bovise, Bovisasca che conosco. Cioè, i metri cubi che sono stati buttati giù negli ultimi 4 anni per appartamenti, quindi per residenze, equivalgono a 6.000, a insegnamenti per 6.000 nuovi residenti. Io, di fronte a questo continuo inviare richieste di pareri senza un piano di servizi, senza avere dei dati che ci spieghi un po' quali sono i servizi della zona dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista dei mezzi pubblici, dal punto di vista delle biblioteche, del verde, comincio a avere dei problemi, perché si continua a costruire senza avere nessun tipo di confronto con i dati reali di quello che c'è già sul territorio, soprattutto pensando che continuiamo a parlare di edifici nuovi, ma con la presenza di edifici sia residenziali che terziari ormai vuoti, quindi non capisco perché si continua a chiedere questi permessi senza sottoporre alla zona questo tipo di formazione. Noi abbiamo dato il nostro contributo per il piano dei servizi, che non è stato neanche incluso nel PGP, e c'è un ricorso al TAR proprio per questo, e continuiamo a dare questo tipo di pareri senza batter ciglio. Grazie. Presidente Sini. Mi scuso, scusatemi, il consigliere Fabio. Grazie Presidente. Ma io volevo solo esprimere così, purtroppo non ho potuto essere presente alla commissione modificata a questo parere e quindi non so in dettaglio cosa vi siete detti in quella commissione. Tuttavia si è sempre parlato di questa tipologia di edifici in zona Milano, come una tipologia di edifici, cioè in generale le nuove costruzioni sono sempre state considerate come qualche cosa che tra virgolette va a mangiare territorio, fagocita insomma tutto il territorio a verde, quindi anche all'interno della città di Milano. Così come ho sempre detto, volevo anche questa volta confermare che l'edificio di questa tipologia, quindi a torre, prossimamente 16 piani sarà a torre, non ho potuto vedere, sicuramente va a consumare meno suolo che non una costruzione residenziale dell'altro tipo. E anche è vero che in questo Consiglio si è sempre parlato contro, si è sempre discusso certamente a favore delle costruzioni residenziali da più parti, stasera mi pare che invece sia un pochino, diciamo, forse anche per l'evento che è avvenuto prima della discussione di questo punto,
il focus stia andando dall'altra parte, cioè quello di accettare invece il tipo di costruzioni residenziali che sono sempre state, come dire, da questo consiglio e in realtà in particolare da parte di alcuni elementi, alcune consiglieri, alcuni consiglieri di maggioranza, che qua immagino abbiano invece dato un parere assolutamente positivo. Io il mio parere positivo, così come lo diedi un'altra volta, lo do anche adesso, e sono a favore di questo tipo di costruzione, pur non avendo visto la tecnologia, mi fido assolutamente del presidente Simi, che è persona già che ha competenza nell'ambito, che sta parlando, dopodiché la mia parere sarà assolutamente favorevole. Grazie. Presidente Simi. Sì, perché c'è troppa gente. Fare la sintesi anche di quello che abbiamo già detto in commissione. Vorrei ricordare che questa fattispecie si riferisce a un'area di recupero. Siamo all'interno della zona di due, nella quale questo isolato è edificato. Tant'è vero che grosso modo la volumetria esistente e la volumetria nuova sono analoghe, per cui non c'è un incremento di consumo di territorio, ma non solo dal punto di vista dell'occupazione dello spazio, ma anche dal punto di vista della dimensione, perché noi sappiamo in questo caso un isolato che era residenziale per quella copertura e rimane residenziale per la stessa copertura. Per cui di fatto la problematica che invece abbiamo riscontrato in altre realtà, cioè quella dell'aumento delle tipologie residenziali, dell'offerta residenziale, in questo caso grosso modo non c'è. Poi in realtà c'è un piccolo incremento dovuto alla legge regionale che consente, nel caso del recupero residenziale, un incremento dovuto al diverso campo della riprimento e al recupero energetico, dando dei bonus volumetrici, ma questo comunque è all'interno di parametri relativamente bassi, cioè siamo intorno al 5% di più, 10% di più al massimo. Ma quello che voglio dire è che prima che finisce l'edificio, ovviamente, quello era un isolato residenziale di pari dimensione, adesso diventerà un isolato residenziale con un numero di appartamenti che dal punto di vista quantitativo è lo stesso di prima. Dal punto di vista dell'impatto, ovviamente, trattandosi di un'area nel centro direzionale, si confronta con altri edifici molto alti. Di fronte all'edificio ex Cinep di 15 piani fuori terra, a fianco all'edificio della Telecom SIP, 10 piani fuori terra, di fronte sull'altro lato della Sofia Cornaia a un altro edificio di 112 piani. Quindi grosso modo si inserisce all'interno del tessuto, non è abruzzo come qualcuno ci ha detto, per esempio, della Jack Tower, che è un fungo nato in mezzo a delle case normali. Qui siamo in una zona dove l'altezza è un elemento caratteristico, per cui non ha un impatto particolare. Poi la commissione ha votato in questo modo e il consiglio vediamo, non c'è nessun problema. Grazie. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. 330, 928, contrari 0, 72, approvato. Passiamo al punto successivo. Parere relativo alla riqualificazione di Amerigo Vespucci. La parola sempre al Presidente della Commissione Territorio, Luca Sini. Grazie. No, il volume della presenza mi sembra corretto, sono 4 righe da ricordare. La Commissione Territorio, a seguito della riunione di tutto sindacato il 10 febbraio 2014, esaminata la documentazione tecnica,
ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al seguente intervento: opere di urbanizzazione primaria relative all'intervento di distanza di recupero ex D2R9.12 in via Amerigo Vespucci, angolo via Marco Polo. Trattasi di un intervento di riqualificazione e sistemazione della viabilità prospiciente di interventi in oggetto, a scomputo con la riurbanizzazione, e che prevede una piantumazione di via Amerigo Vespucci con allargamento della sede stradale per la creazione di un'area pedonale. Si richiede di valutare una diversa soluzione progettuale di dissuasione del passaggio, alternativa ai pinomat previsti. Vorrei pertanto dovesse onorevole consiglio approvare la proposta alla Commissione. Non parliamo? Scusate, capogruppo Melone ha messo l'intervento. Dissuasori, però e quindi era molto accaldato per l'inserimento di questa cosa nella deriva, no? Non vedo che tipo di relazione ha questa specifica rispetto al parere che dobbiamo dare noi. Grazie. Presidente Simi. Sì, no, niente, volevo semplicemente ricordare che stiamo esaminando un progetto, o meglio, opere di urbanizzazione relativa a un progetto all'interno di una zona B2. La variante del B2 l'abbiamo vista come costruzione di zona 3-4 anni fa, forse anche di più. Vado a memoria ovviamente perché non ho qui i documenti, ma quest'area di intervento all'interno del B2 era individuata il piano di documento di massima con gli allineamenti e così via. Per cui in realtà stiamo esaminando, diciamo così, la coda della cometa, nel senso che sono, diciamo, gli effetti collaterali dell'intervento, che sono le opere di urbanizzazione primaria. Quando vedremo, immagino, più avanti il progetto, dovremo esaminarlo anche in funzione del fatto che sia in qualche modo rispondente a quello che era il piano di documento previsto dalla zona B2. Per cui ci sono delle grandi libertà relativi rispetto al piano di documento.
questo caso l'opera di urbanizzazione primaria tutto sommato è veramente minima, perché si tratta semplicemente dell'arretramento del lotto e della sistemazione dell'area risultante dall'arretramento, e quindi ovviamente della piccola sistemazione. Posso condividere da un certo punto di vista l'osservazione sul entrare fin troppo nel dettaglio, però nella discussione siamo arrivati a questo e la commissione a maggioranza ha voluto in questo modo. Io ne prendo atto in questi casi, non è che ne faccio una questione di principio. Quindi io ho individuato come proposta definitiva della libera questa, e poi quindi direi che la delibera risponde al risultato della discussione in commissione. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. 226 favorevoli, 20, 2 contro gli 0, 34 approvato. Passiamo al punto numero 3, approvazione di iniziative presentate dall'Associazione della Camera Chiara per la riposizione del concerto di apporto marco testa della donna, l'associazione culturale delle mostre, la realizzazione di un reading letterario e musicale. La parola al Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Senigli. Presidente, abbiamo analizzato completamente la questione in commissione e io do la perletta. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 26, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 3, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Punto numero 4, iniziative per il cambio alla risoluzione numero 14. La parola al Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero, Giancarlo Luci. Grazie. Come ogni anno, questa è la relazione sulle manifestazioni per il carnevale, festeggiamenti del carnevale del 2014. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitosi mercoledì 29 gennaio 2014, ha valutato l'opportunità di realizzare anche per il 2014 iniziative di tutto sul territorio della zona 9 relativa al carnevale. Per poter offrire alla cittadinanza anche una possibilità di aggregazione e di sano intrattenimento, si è valutato positivamente ed approvato a maggioranza l'organizzazione di attività diversificate sul territorio che possano coinvolgere adulti, bambini e anziani. Gli eventi si terranno nel pomeriggio di sabato 8 marzo 2014. Visto il valore sociale dell'iniziativa, è stata decisa la maggioranza di sostenere le spese con un importo pari. Qua c'è un errore e chiedo, se è il caso faccio emendamento, ma c'è un errore di partitura che dovrà essere un importo pari a 6.000 euro che verranno, però io ho sbagliato questo valore di 5 perché che verranno attivati dai fondi macro.
detti fondi non verranno utilizzati, o verranno utilizzati in parte, se l'amministrazione comunale stanzierà fondi ad hoc per il carnevale comunale 2014. Voglio pertanto chiesto all'onorevole consiglio di approvare l'iniziativa descritta. Grazie. Grazie Presidente. Ero presente alla commissione e non ho votato, nel senso che io mi sono espresso positivamente al fatto di organizzare come Consiglio di Zona 9 e come commissione valutare i progetti, perché carnevale arriva ogni anno una volta all'anno, ma ogni volta si va sempre di corsa e anche quest'anno si cerca di trovare una soluzione sempre alla fine. Sarebbe carino magari partire un po' prima e valutare i progetti con tempo, in maniera che non si arrivi di corsa e poi non si capisca con chi si lavora, chi organizza, chi porta avanti i progetti e le feste, nei luoghi, quando, come e quale modalità. Noi vogliamo capire bene, siamo anche favorevoli e crediamo sia anche positivo, visto che si è cambiato modo di concepire il carnevale e si è lasciato da parte le abitudini di festeggiare il carnevale in maniera non proprio festosa e carnevalesca. Abbiamo preso atto che la maggioranza ha capito che il carnevale è una festa di bambini, che il carnevale è un momento di gioco, di gioia e di festa. E fin qui noi condividiamo questa scelta. Però vogliamo capire con chi la vogliamo, perché ci sono state delle proposte congelate di commissioni, ci sono state due proposte, una soprattutto del carnevale di Ascoli, che era interessante, aveva richiesto di fare 2.000 euro e si sono congelate. Vogliamo capire bene se queste proposte verranno riprese, chi, quando, quali associazioni, però non subito dopo, magari con una conferenza di presidenza, e portare magari una delibera già confezionata e le commissioni non debbano essere coinvolte. Non lo dico perché mi piacerebbe in commissione lavorare con le associazioni, con i progetti, per capire che tipo di carnevale proporre. Solo questo, Presidente, io sono favorevole, sono un gruppo favorevole che il Consiglio di Zona si coinvolga e organizzi in prima persona, ma coinvolgendo le opposizioni, le commissioni, i commissari, per capire che tipo di carnevale, il tema che si deve dare al carnevale deve essere magari un tema che non deve nascere sempre da un'idea, ma da un assieme, da un consiglio, da un perché di zona, un perché dei cittadini, un perché farlo in questo modo. Quindi noi vigileremo, saremo qua pronti a dare una mano, Presidente, saremo pronti per dare una mano e per capire bene di dare un bel carnevale alla zona 9. Grazie. Grazie, presento l'emendamento per la sostituzione dell'importo da 4.500 euro a 6.000 euro a titoli dei conti MAP. Grazie. Sono attingibili, diciamo, dai fondi MAP o da un capitolo eventualmente predisposto alla consigliere capogruppo la terza. Grazie Presidente. E io volevo fare una domanda al Presidente Pucci, poi eventualmente presento l'emendamento se lo ritiene opportuno. Se era possibile dare un titolo a questo carnevale del tipo Nutrire il pianeta, le vie d'acqua a Milano e l'inquinamento dei fiumi. Grazie. Se non ci sono altri interventi, no, consigliere Presidente, per dare la parola per il Presidente Pucci. Sì, vorrei capire, magari siete già corrente riguardo all'emendamento
del consigliere Rossi, come mai c'è questa richiesta di incremento, cioè è a fronte di proposte che avete già valutato e quindi c'è già un'idea di che cosa si vuol fare per arrivare, oppure si rischia quello che poi è successo l'anno scorso, che all'ultimo momento si è dato a un'associazione l'onere e l'onore di organizzare tutto quanto con quello che ne è venuto fuori. Mi ricordo che io ho anche fatto questa battuta. Io mi ricordo che l'anno scorso ho fatto anche questa battuta. Prepariamo quest'anno il carnevale dell'anno prossimo, perché arriveremo ancora a ridosso del carnevale con i problemi che abbiamo avuto quest'anno. Quindi spero che non dobbiamo ripercorrere lo stesso passaggio che è stato fatto l'anno scorso. Grazie. Noi abbiamo organizziamo il carnevale come consiglio di zona, credo che questo sia il secondo o il terzo anno, e lo organizziamo dal punto di vista teorico, perché poi gli uffici, rispetto alla delibera che noi andiamo a fare, dovranno valutare le, può darsi, le richieste che sono pervenute, quelle nuove, quelle è una roba che verrà meglio l'ufficio. La cosa è questa, che noi abbiamo fatto una commissione e avevamo una richiesta. Quella richiesta protocollata e con un progetto che era quella di Afori, del canale di Afori, è stata, quella richiesta è stata contestata, perché in quella stessa giornata era pervenuta la mail 45 giorni prima, e quindi in ogni caso noi avremmo fatto la delibera dove il consiglio di zona organizza, e poi le realtà che organizzano il carnevale noi non le andiamo a cercare. È diverso rispetto alle richieste che vengono protocollate. Noi diamo un mandato che organizziamo il carnevale, mettiamo a disposizione dei fondi, e a quel punto le realtà che vorranno organizzare, che riusciranno ad organizzarlo, se sono tutte in regola nella presentazione dei documenti per accedere ai finanziamenti, prenderanno quello che gli spetta. Altra cosa invece è per chi avrà finanziamenti che arrivano dalla regione, dalla provincia o dal comune, che a quel punto non può accedere a questo tipo di finanziamento. Quindi è in linea con le altre volte. Io non riesco a capire cosa voglia dire. L'anno scorso abbiamo visto come è andata a finire, non so. Io ho visto il carnevale di Niguarda, che si è concluso sul piazzale Caesarea in Sudestizzano, c'è il nuovo hotel. Ho visto una era alla fine il carnevale di Afori, e sono state due iniziative molto partecipate, organizzate bene da chi le ha organizzate, e quindi voglio dire, non mi sembra, a meno che non mi sia sfuggito, che